Diciamo che la partita l'abbiamo giocata sempre noi. Loro hanno fatto due palle lunghe, giustamente eravamo scoperti e hanno fatto gol nel primo tempo. Poi abbiamo avuto qualche occasione che abbiamo mancato e purtroppo la capolista è la capolista. Però la cosa positiva è che siamo subentrati da qualche giorno e quindi la prestazione è ottima. Purtroppo in fase conclusiva abbiamo delle defianze, ci manca la prima punta, attaccando centrale, e quindi abbiamo avuto questa difficoltà. Però le occasioni le abbiamo create, tantissime, potevamo fare gol, la partita sarebbe pure cambiata. Che squadra ha trovato in settimana? La squadra si sta ricompattando perché era una squadra un po' sfaldata, non c'era più coesione tra di loro, tra i ragazzi. Poi alla fine, dopo qualche allenamento, i ragazzi si sono raggruppati, si sono riuniti, hanno formato un gruppo di nuovo e oggi è una squadra, dopo due o tre allenamenti che abbiamo fatto. Dovesse recuperare ovviamente quella compattezza che ha contraddistinto l'Ariano nel girone di ritorno, come prevede che andrà a finire? Ovvero avete due partite importantissime, due scontri diretti e lì vi giocherete ovviamente la salvezza diretta. Ma diciamo che se noi avessimo avuto la punta centrale, un attaccante che concretizzasse le tante azioni create oggi stiamo parlando di almeno un punto, quindi queste due prossime partite sarebbero bastate anche un pareggio, una vittoria. Contra di recuperare De Stefano, visto che Bernardo molto probabilmente non... No, è più facile recuperare Bernardo che De Stefano, perché De Stefano ha una contrattura, una lacerazione al polpaccio tibiale, quindi c'è un ematoma sotto, può essere che lo recuperiamo per l'ultima partita, mentre Bernardo forse la prossima riusciamo. E quindi recuperando ancora qualche giocatore, però adesso si è vista compattezza, si è visto diciamo, una squadra che sta giocando a calcio. E non era assolutamente questa la partita da vincere, anche se per quello che abbiamo fatto il primo tempo, senza creare situazioni importantissime, penso che abbiamo tenuto bene il campo, quindi la vittoria del Paulisi e questa partita ci stava a perderla. Adesso le prossime due partite saranno decisive per quanto riguarda la lotta per la salvezza diretta, senza passare attraverso la lotteria dei play-out. Due partite difficili, due scontri diretti, fortunatamente una in casa con il Ponte. I risultati, anche quelli di oggi, ci danno ancora possibilità di poterci salvare direttamente. La speranza è che dobbiamo assolutamente recuperare qualche elemento che ancora oggi era fuori. Parlo di Bernardo, parlo di Luca De Stefano. Quindi se dovessimo avere la fortuna di recuperare questa gente, penso che ce la giochiamo tranquillamente con tutti. È ancora aperto il mercato degli svincolati, perché non c'è stata nessuna comunicazione da parte della FIGC, però ha detto Palazzo oggi attualmente non c'è nulla. Sì, non... Ci serve una punta, ha detto, però oggi è difficile trovare qualcosa. Sì, perché abbiamo, come dicevo prima, abbiamo De Stefano infortunato e quindi questa carenza si manifesta ancora più chiaramente. Speriamo di recuperarlo. Se lo recuperiamo, io sono fiducioso, recuperiamo anche Bernardo, naturalmente con la speranza di non perdere altri pezzi per la strada, perché da questo punto di vista siamo stati penalizzati un poco per nostri errori e un poco per la sfortuna. Ripeto, sono ancora fiducioso, la salvezza è a portata di mano. La vittoria stranamente manca da quell'impresa incredibile al Romano di Grotta Minarda. Non è che quella vittoria forse ha giocato un brutto scherzo, un boomerang a livello psicologico sulla squadra? Può essere. Sicuramente quella vittoria ci ha portato un calo di tensione nei ragazzi, sicuramente questo è uno dei fattori che ha creato la situazione attuale, però torno senza trovare ulteriori alibi o scusanti varie, ritengo che squalifiche e infortuni ci hanno penalizzato tantissimo.